Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Yuzi e oggi vi presento una nuova serie. Sarà una miniserie di tutorial su dei trick che andiamo a fare con i nostri quad. Vi metterò un'inquadratura da qui della camera con la mia GoPro Hero 7 che non volerà mai perché sono terrorizzato, quindi farà solo queste cose. L'inquadratura degli stick, l'inquadratura del quad e un'inquadratura di me, così vi parlo mentre volo e vi spiego quello che sto facendo. Oggi primo video andiamo a vedere i flip e i roll, quindi semplici, quindi in movimento, non da fermi, faccio cruise, flip e torno dritto continuando la linea, va bene? Cambiamo subito inquadratura. Ok ragazzi, allora vediamo come fare i flip. Innanzitutto dobbiamo trovare il nostro punto di cruising, in questo caso è questo. C'è Diego che sta proprio in mezzo alle palle. Ok, adesso mentre andiamo in questo modo, colpetto di gas, dai cazzo. Ok, colpetto di gas e torniamo alla quota. Faccio rivedere questo. Ok, quando abbiamo preso confidenza con il colpetto di gas, iniziamo il nostro flip. Quindi adesso lo facciamo laterale. Ok? Faccio rivedere. Ok, ora proviamo a centrare l'orizzonte, quindi cerchiamo di finire il flip esattamente nello stesso angolo di inizio. Quindi ok, qual è il segreto per fare un buon flip? L'importante è lasciare gradualmente lo stick, perché se noi lasciamo lo stick di colpo, vedete che non centro bene l'orizzonte e il quad, se non è guidato bene, rimbalza. Quindi noi facciamo un flip e lo accompagniamo lo switch per la parte centrale, vedete, il rallento. Verrà un flip più fluido e più semplice. Facciamo adesso qualche esempio in tutte le direzioni. Proviamo a fare in avanti. Vedete? Stessa cosa indietro. I flip avanti e indietro sono quelli un pochino più complessi perché perdiamo completamente di vista l'orizzonte, mentre quelli laterali sono abbastanza semplici. Vedete che torniamo sempre all'orizzonte, farli avanti e indietro è un pochino più complesso. Per fare un flip perfetto, considerando l'angolo della camera, occorre mixare sia lo yaw che il roll, che è una cosa abbastanza complessa. Ora ci provo e ho fatto laterale. Proviamo. Avete visto la differenza tra questo e questo? Vedete che l'orizzonte più o meno rimane sempre dritto. Mentre soltanto di roll inquadro la parte in basso. Quindi ragazzi, ricapitolando, ora mi arriverà un quad al volo, magia. Dobbiamo considerare quando facciamo un flip che il nostro quad non è dritto ma sta viaggiando. In questo modo, se io vado a dare solo roll, la nostra camera punterà terra e quindi il flip non verrà pulito. Per fare un flip perfetto dobbiamo mixare sia il roll che lo yaw, per fare in modo che la camera sia sempre angolata verso l'orizzonte. Stessa cosa per il flip avanti e indietro, è un pochino più complesso perché in questa fase noi non abbiamo l'orizzonte,
Quindi è consigliabile all'inizio mettere dei rete un pochino più bassi per questo as, così riuscite a centrare bene l'orizzonte e poi gradualmente alzate un pochino. Per questo primo video abbiamo finito, ci vediamo alla prossima puntata con qualche flip un pochino più complesso. Bella raga!